Salve ragazzi, eccoci a una nuova lezione di storia, le guerre puniche. Roma si affaccia sul Mediterraneo e si scontra con un'altra potenza, Cartagine. Allora, qui abbiamo una cartina dei possedimenti romani prima delle guerre puniche. Dopo la vittoria su Pirro, qui a Taranto, Roma dominava su gran parte della penisola, come possiamo vedere, tutta la parte rossa. I romani cominciarono ad interessarsi al commercio marittimo ed estesero le loro ambizioni ai territori d'oltremare. Questo cambio di prospettiva li portò a scontrarsi con la colonia fenicia di Cartagine, una grande potenza che dominava sul Mediterraneo occidentale. Qui è Cartagine, nell'attuale Tunisia, e questi erano i suoi possedimenti. Dall'Eneide l'origine della rivalità tra Roma e Cartagine. Come sicuramente ricorderete, l'anno scorso abbiamo studiato l'Eneide e lì abbiamo letto della storia tra Enea e Didone. Il poeta latino Virgilio, vissuto nel primo secolo a.C., faceva risalire l'origine del conflitto tra cartaginesi e romani ai tempi appunto dell'eroe troiano Enea. Enea, infatti, prima di giungere nel Lazio e dare origine alla sua stirpe che sarebbe giunta fino a Romolo e poi ad Augusto, aveva sedotto e poi abbandonato la regina di Cartagine, Didone. Questa disperata si era tolta la vita lanciando una terribile maledizione contro Enea e profetizzando, tra le altre cose, che dalle sue ossa sarebbe sorto un condottiero che avrebbe fatto tremare i discendenti di Enea, cioè i romani. Il condottiero, secondo la volontà del poeta Virgilio, doveva essere Annibale. Cartagine, potente colonia fenicia. Le navi cartaginesi erano in grado di superare lo stretto di Gibilterra e di navigare quindi nell'Oceano Atlantico per andare a rifornirsi delle materie prime che poi rivendevano in tutto il Mediterraneo, dalla Grecia all'Africa settentrionale fino all'Asia Minore. Però l'economia cartaginese era fiorente anche grazie all'artigianato e ai prodotti agricoli che venivano prodotti nel fertile entroterra. Quindi questa doveva essere Cartagine, come si immagina che fosse, con un ampio porto, tante navi, e quindi aveva un'entroterra fertile, a differenza della madrepatria, della Fenicia, che invece aveva un territorio poco fertile. Quindi Cartagine divenne ben presto autonoma e potente grazie a tutte queste caratteristiche. Allora, ma vediamo la prima guerra punica che si svolse tra il 264 e il 241 a.C. La prima guerra punica cominciò con uno scontro quindi in Sicilia, dove Cartagine aveva sottomesso varie colonie greche, cioè praticamente quasi tutta la Sicilia era sottomessa ai cartaginesi. Rimaneva libera una zona, quella di Siracusa, che era ancora faceva parte della Magna Grecia. I Romani sconfissero i cartaginesi al largo della Sicilia, poi li attaccarono direttamente in Africa con Attilio Regolo. La battaglia decisiva si combatté al largo delle isole Egadi. Cartagine venne sconfitta e fu costretta a consegnare la Sicilia a Roma. Roma però si ne approfittò del momento di debolezza di Cartagine e si impadronì anche della Sardegna e della Corsica. Ma come fecero i Romani a sconfiggere per mare una potenza marittima come Cartagine? Avevano un'arma segreta, il corvo. Quindi nel 260 a.C. i romani riuscirono a battere i cartaginesi nelle acque al largo di Milazzo grazie ad un'innovazione applicata alle loro navi che annullò la supremazia marinara dei nemici, il corvo. Questo qua. Si trattava di un ponte mobile che veniva calato sulle navi nemiche per agganciarle e impedirne la manovra. I legionari quindi potevano andare all'arrembaggio e combattere come se si trovassero sulla terraferma, cioè nella battaglia corpo a corpo dove erano esperti. Vediamo alla fine della prima guerra punica. Dopo la prima guerra punica, i possedimenti romani si estesero. Oltre alla Sicilia, che abbiamo visto, che rappresentava quindi la prima provincia romana, appartennero a Roma anche la Sardegna e la Corsica. Inoltre i romani respinsero i Celti che nel frattempo si erano espansi un po' avevano approfittato della guerra punica per conquistare dei territori, li respinsero
oltre e si possessarono completamente della pianura padana, dove fondarono Piacenza e Cremona, due città che avevano il compito di fare da baluardo contro i Celti. Poi si spinsero anche verso l'Illiria, che venne colonizzata. Quindi, come vedete, i possedimenti romani si estesero ancora di più. Ma andiamo alla seconda guerra punica, che si svolse invece tra il 219 e il 202 a.C. Dopo la prima guerra punica, i cartaginesi conquistarono una parte della penisola iberica, cioè Spagna e Portogallo, guidati da Amilcare Barca e dal genero Asdrubale. Roma, preoccupata da tale espansione, propose un accordo che limitasse le rispettive zone di influenza lungo il fiume Ebro in Spagna. Alla morte di Amilcare, il comando dell'esercito passò al figlio Annibale, che era cresciuto nell'odio feroce verso i romani. Per provocarli, assediò e distrusse la città greca di Sagunto, in Spagna, che era una città alleata dei Romani. A quel punto scoppiò la guerra. Annibale sorprese i Romani, decidendo di aggirarli e affrontarli per terra invece che per mare, come era avvenuto nel corso della prima guerra punica. Il suo esercito era composto anche da una trentina di elefanti, che avevano quasi la funzione dei nostri moderni carri armati. Annibale sconfisse con il suo esercito i Romani in diverse battaglie, sul Ticino, sul Trebbia e sul lago Trasimeno. Allora, gli elefanti. Innanzitutto c'è da dire che ancora oggi gli storici si chiedono, in che modo Annibale sia riuscito a varcare le Alpi con il suo esercito e con gli elefanti. Qual è stato il passo alpino che ha attraversato? Non si sa bene. Inoltre c'è da dire che gli elefanti erano già stati conosciuti dai romani durante la guerra tarantina contro Pirro, ma in questo caso gli elefanti erano equipaggiati come dei moderni veri e propri carri armati, quindi erano molto efficaci, soprattutto sui terreni accidentati. Dopo tutte queste gravi sconfitte, a Roma i romani distrussero i ponti sul Tevere per impedire ad Annibale di raggiungere Roma e nominarono quindi un dittatore. Questo dittatore fu Quinto Fabio Massimo, che qui vediamo in una statua. Costui è stato soprannominato il temporeggiatore perché attuò la strategia di evitare lo scontro diretto con Annibale, cioè invece di affrontarlo lo evitava, indietreggiava, e di operare azioni di retroguardia e di guerriglia ai danni dell'esercito cartaginese. Quindi praticamente l'esercito romano indietreggiava, però poi dava fastidio in un certo senso all'esercito cartaginese. In questo modo lo fiaccava. Fabio Quinto Massimo pensava di attuare questa strategia in quanto dicevano, i cartaginesi non si trovano nel loro territorio, quindi avranno bisogno di rifornirsi, di riposarsi, mentre i romani si trovavano nel loro territorio. A questo punto Annibale, impossibilitato a raggiungere Roma per questa tecnica che aveva attuato il temporeggiatore, si diresse in Puglia. Qui possiamo vedere tutto l'itinerario di Annibale da Cartagine, da Cartago, quella che si trova in Spagna, non la Cartagine, a Sagunto, quindi quando sconfisse Sagunto, conquistò la città di Sagunto, attraverso le Alpi, qui, la battaglia di Trebbia, del Metauro, lungo la dorsale appenninica, poi vicino Capua e poi si diresse in Puglia. Intanto, terminato il periodo di dittatura di Quinto Fabio Massimo, vennero nominati due consoli che invece non avevano approvato la strategia del dittatore. Per questo essi affrontarono Annibale in un'altra battaglia, quella di Cannae, qui, in Puglia. La battaglia di Cannae avvenne il 2 agosto 216 a.C. A Cannae i romani subirono una delle più drammatiche sconfitte. I cartaginesi finsero di indietreggiare, qui sono segnati in blu, il corpo dell'esercito romano lo incalzò, pensando di inseguirlo. Le ali dell'esercito cartaginese apparvero a sorpresa dai lati e accerchiarono l'esercito romano, così lo accerchiarono in questo modo. E, mentre nel frattempo il grosso dell'esercito cartaginese smetteva di indietreggiare, invece avanzava a contribuire ad accerchiare i romani. In 70.000 morirono o furono fatti prigionieri. Fu una strategia, che ancora oggi studiano molto gli storici. La seconda guerra punica non è finita qui, però la video lezione finisce qui. Questa
Quindi, ti propongo di rispondere alle seguenti domande. Secondo la tradizione, a che cosa si faceva risalire la rivalità senza fine tra romani e cartaginesi? Com'era l'economia cartaginese? Come mai i romani, che non erano esperti di cose di mare, riuscirono a sconfiggere i cartaginesi in mare aperto nel corso della prima delle guerre puniche? Elenca i possedimenti romani dopo la prima guerra punica. In che modo Annibale provocò i romani per indurli ad entrare in guerra una seconda volta? In che cosa consisteva la strategia militare di Quinto Fabio Massimo e perché venne avversato da molti romani? Elenca le battaglie in cui Annibale sconfisse i romani. Descrivi la strategia militare di Annibale a Cannae. Ok, abbiamo finito, ci risentiamo alla prossima video lezione.